Siamo a Berbenno, il paese di Arianna Fontana, una leggenda vivente, 5 Olimpiadi, quella che inizierà a Pechino la sua quinta Olimpiade, 8 medaglie olimpiche già al suo attivo. Luca Fumasone, il vostro club la sta seguendo fin dall'inizio. Sì, il fan club di Arianna vive dal lontano 2006, quando Arianna esordì alle Olimpiadi di Torino ed è pronto anche ad affrontare questo mese di febbraio intenso come lo sono stati tutti i mesi di febbraio di ogni 4 anni a partire proprio da quel lontano 2006. Quindi siamo pronti, il fan club è pronto il comune di Berbenno con tutti i suoi abitanti, più in generale lo è la provincia di Sondrio e l'Italia intera a vivere questi giochi olimpici invernali in cui Arianna sarà sicuramente protagonista e in cui lo sport in questo particolare periodo storico sicuramente rappresenta una via di uscita. Il conto rovescio ormai terminato e sabato ci sarà già il primo appuntamento per Arianna con il ghiaccio olimpico. In questa piazza si potrà seguire in diretta. Esatto, in collaborazione con l'amministrazione comunale del comune di Berbenno abbiamo pensato di instaurare un maxischermo qui nella piazza del municipio del comune di Berbenno. Questo maxischermo sarà fisso per tutta la durata delle Olimpiadi. Si inizia sabato 5 con la staffetta mista, si prosegue lunedì con i 500 metri. Mercoledì con delle qualifiche sulla staffetta e sui 1000 metri, venerdì invece ci sarà l'appuntamento per i 1000 e si chiuderà poi il mercoledì 16 con i 1500. L'evento noi lo abbiamo denominato ARI Give Me 5 proprio in onore di queste 5 Olimpiadi che solo Arianna e pochi altri atleti nella storia dello sport italiano sono riusciti a portare a termine. Gare che si potranno seguire sul maxischermo in tutta sicurezza. Sì, il maxischermo verrà montato all'esterno e non c'è bisogno di prenotarsi, si può venire a vedere quante gare si vogliono e all'ora che si vuole. Noi del direttivo del fan club saremo a disposizione, cercheremo di allestire anche delle panche per garantire il giusto distanziamento e abbiamo anche pensato a una piccola coreografia con una bandierina dell'Italia e la mascherina personalizzata del fan club. Lutto a Tovo per la scomparsa di Lino Quadrio, storico giudice di gara, spentosi a 83 anni. Il suo impegno nel mondo dello sport si è sviluppato in più direzioni. Negli anni 70 fu tra i fondatori del Centro Olimpia di Lovero, fucina di talenti dell'atletica, mondo che ha frequentato per 50 anni. Generazioni di podisti lo hanno visto dallo start. Conosceva tutti gli atleti ed era impegnato sia in provincia di Sondrio sia nelle competizioni lombarde. Grande la sua passione per i motori, spesso era giudice di gara del Rally Coppa Valtellina. Nel mondo del ciclismo è stato un pioniere. Fu lui a capire prima di tutti il fenomeno mountain bike, che agli esordi si chiamava rampichino. La sua Cicliquadrio è stata punto di riferimento per i primi appassionati delle ruote grasse. Creò anche un team di successo, la Viss, come sponsor, che tenne a battesimo atleti di alto livello. Una vita la sua dedicata al lavoro, alla famiglia e allo sport. Intervista con il cronometrista, direttore di gara. Insomma, perché è importante il vostro ruolo? Ma è importante perché senza di noi praticamente non viene fatta la gara. E i giudici sono importanti in queste gare perché risolvono praticamente il problema della gara. A che ora stamattina la sveglia per essere qui ad Albosaggio? Bene, non è che ci sia alle 6:30 ormai. Da quanti anni ha questa passione? Beh, io che sono in mezzo, non ero giudice, però sono 48 anni. È un po' Complimenti. di tempo. Grazie. Ci vediamo, dai. Oggi 2 febbraio ricordiamo la presentazione di Gesù al Tempio e quindi uno dei momenti importanti della vita anche della Madonna, ma per la Chiesa della Sassella oggi ricordiamo i 501 anni della consacrazione di questa Chiesa così come la vediamo.
Era infatti il 2 febbraio del 1521 quando Francesco Ladino, vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Milano, giunse in Valtellina per consacrare l'antico edificio di culto che negli anni precedenti era stato rinnovato con ampliamenti e arricchito di opere d'arte. L'anniversario della dedicazione della chiesa è stato celebrato con la recita del rosario seguita dalla messa. Questo anno di grazia che ci ha fatto vivere nel ricordo dei 500 anni della consacrazione di questa chiesa. E siamo qui anche per affidare a Lui tutte le nostre intenzioni di preghiera. E allora è con questo desiderio del cuore che iniziamo la nostra messa, rinnovando il gesto dell'aspersione con l'acqua benedetta, per ricordare che siamo figli, figli di un Dio che è padre, ma figli anche di una mamma che è nel cielo, che è la Madonna. È stato un anno molto intenso, anche perché in questo anno poi il Vescovo ha eletto a santuario questa chiesa. E quindi da allora abbiamo iniziato a aprirla, abbiamo cercato di fare delle celebrazioni. In questi mesi invernali l'apertura del santuario viene proposta ogni sabato e domenica pomeriggio dalle 14 alle 17. Io sono rimasto molto impressionato dalla visita. Ogni domenica, adesso il santuario è aperto il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, sono rimasto molto impressionato di quante persone vengono. Anche domenica scorsa sono state 70 persone che sono venute qui in questo santuario e tanti gruppi hanno anche recitato il rosario, quindi vengono sia perché fanno la passeggiata nelle vigne, ma vengono anche proprio per dire una preghiera. L'evento della consacrazione sarà al centro anche di una videoconferenza che si terrà lunedì 14 febbraio alle 18. Grazie a Don Simone Piani cercheremo di capire che cosa vuol dire che una chiesa è un luogo sacro. E dall'altra parte, insieme alla dottoressa Rossi, invece cercheremo di approfondire un po' l'atto in cui questa chiesa è stata consacrata 500 anni fa. L'appuntamento successivo è il 25 marzo, primo anniversario dell'elezione al santuario, in cui ci saranno le celebrazioni e le messe in questa chiesa. Ad un anno dall'elezione del santuario, con l'aggiunta del titolo di Porta della Misericordia, sarà il vescovo della diocesi di Como, Monsignor Oscar Cantoni, a presiedere la messa solenne. A Pechino 2022 la Valtellina sarà ben rappresentata anche nel mondo dello sci con Elena Curtoni, l'azzurra di Cosio Valtellino, cresciuta sulle nevi della Valgerola. Ecco le immagini che ha postato sul suo profilo Instagram. Per lei è la prima esperienza olimpica, frutto degli importanti risultati ottenuti in Coppa del Mondo. Su tutti la vittoria nel Super G di Cortina, disciplina che la vedrà impegnata venerdì 11 febbraio, martedì 15 in agenda la discesa libera, giovedì 17 la combinata. Ma l'esordio potrebbe essere già lunedì in gigante. E in Cina da alcuni giorni è già al lavoro la sorella maggiore Irene, nelle vesti di commentatrice TV. Nel biathlon siamo presenti con Thomas Bormolini, nello sci di fondo con Michael Rastelli e nello ski cross con Iole Galli. Incontri istituzionali in vista dei Giochi Olimpici del 2026, un tavolo di lavoro e di confronto tra il sindaco di Milano Sala, l'assessore regionale Magoni e l'amministrazione comunale appunto di Livigno, un tavolo che sin dai primi istanti ha mostrato grande sinergia. Non dobbiamo cadere nell'equivoco che c'è Milano e Cortina e basta, ci sono altre realtà come Livigno, che è un posto splendido e quindi vorrei aiutare e soprattutto vorrei in questo momento anche portare la mia esperienza fatta in Expo, perché sarà un lungo percorso che va preparato e poi portare turisti per il 2026 diventa un'arte, bisogna essere capaci, quindi vorrei anche parlare col sindaco di Livigno, con chi si occupa di turismo e spiegare quello che abbiamo fatto nel 2015 e che è stato oggettivamente un grande successo. Cosa ha lasciato in eredità l'Expo a Milano? Reputazione internazionale. Anche adesso camminando per Livigno ho visto in giro tantissimi stranieri e è ovvio che località come queste, ma anche Milano, vivono molto il turismo straniero. Allora, tutto ciò nasce dalla credibilità di una città. Per questo dobbiamo pensare che ogni singolo turista che verrà, che viene in questi giorni, ma che verrà nel 2026, sarà il primo testimonial di Livigno. Il fatto di essere qui come assessore regionale con il sindaco di Milano, perché Milano e Cortina sì, ma noi siamo per le montagne lombarde, quindi per una Valtellina che sarà protagonista di queste Olimpiadi con Bormio, e di conseguenza questa presenza è significativa per
formulare per iniziare un discorso, ma soprattutto non perdere tempo perché le Olimpiadi sono imminenti. I lombardi hanno riscoperto che le montagne lombarde hanno un fascino incredibile. Intanto ringrazio il sindaco di Milano, averlo qui è un orgoglio e un onore per Livigno. Come diceva il sindaco, da Milano si vedono le montagne e le montagne sono qui a aspettare molte volte tanti milanesi che scelgono la nostra località. Ringrazio anche l'assessore Lara Magoni che è qui presente. Abbiamo vissuto l'Expo con tante preoccupazioni, invece è davvero diventato un punto fondamentale, un risveglio per Milano che ho vissuto anch'io quando mi recavo a Milano. Quindi noi vorremmo insieme costruire un percorso, perché per noi in montagna è importantissimo che i giovani restino qui e facciano vivere i nostri paesi, e questa sarà una grande sfida per Milano, Cortina e Livigno nel 2026. Siamo nel cuore di Sondrio, in Piazza Campello, sfilata inaugurale della Coppa del Mondo di Scialpinismo che vede coinvolte al Bosaggia, Sondrio e la Valmalenco. Gare emozionanti, vedete le 15 nazioni rappresentate alle nostre spalle, pronte per dare vita a un evento memorabile. Diamo un benvenuto a tutti gli atleti e dichiariamo ufficialmente aperta la 35esima edizione del Valtellina Orobie. Abbiamo visto sul palco leggende dello scialpinismo con il futuro. Leggende di ieri e di oggi, abbiamo sempre detto che Al Bosaggia è fucina di campioni, lo è stato nel passato, lo è nel presente, sicuramente lo sarà anche nel futuro con i giovani che attualmente stanno facendo per la prima volta le gare scialpinismo, ma che veramente a breve saranno sicuramente tre campioni. C'è un coinvolgimento del territorio, è un buon segnale anche per il futuro, per quella che sarà la sfida olimpica. Certo, questa edizione che si è svolta grazie alla collaborazione di tutti i comuni del nostro mandamento è un buon inizio. Questa collaborazione anche nel futuro, specialmente poi in previsione delle prossime prove olimpiche che verranno in Alta Valle. Devo ringraziare il sindaco di Al Bosaggia, in particolare Murada e la Polisportiva Al Bosaggia per aver voluto organizzare in sinergia con Sondrio e con la Valmalenco questo splendido Valtellina Orobie. Una disciplina olimpica proprio dal 2026. Sì, è una disciplina olimpica, una disciplina affascinante che è dentro nel DNA di noi che abitiamo in montagna, sta crescendo moltissimo. Era il 24 giugno del 2019 quando proprio qui in Piazza Garibaldi abbiamo assistito con il collegamento da Losanna all'aggiudicazione delle Olimpiadi all'Italia, quindi Olimpiadi Milano-Cortina. Mancano 4 anni al 2026. Nelle prossime Olimpiadi Milano-Cortina, che si svolgeranno per buona parte in Valtellina, la specialità di sci alpinismo per la prima volta avrà luce. Oggi all'inaugurazione della Coppa del Mondo dello sci alpinismo è da sottolineare la sinergia, la collaborazione, la stretta collaborazione che c'è stata tra istituzioni, associazioni, volontari. La Valmalenco si è fatta trovare pronta per garantire la gara individuale. Abbiamo messo insieme il nostro territorio e si fa la gara individuale al Palù, la gara a sprint Caspoggio, che è in un anfiteatro in paese che ha sempre garantito grosso successo. Debutto per il nuovo Consiglio Provinciale con la prima seduta a Palazzo Muzio dopo le elezioni del 18 dicembre scorso. L'ente, nel quale lavorano 152 persone, in questo primo scorcio del 2022 ha posto le basi per affrontare non solo l'ordinaria amministrazione ma anche sfide storiche come le Olimpiadi 2026. Le entrate ammontano a 24 milioni di euro, risorse che sono utilizzabili per due terzi. Una fetta torna infatti nelle casse dello Stato. Ma c'è un'altra partita da 30 milioni di euro che riguarda da vicino la provincia di Sondrio. Una provincia che dimostra ancora una volta la lungimiranza nel pianificare le proprie risorse. Quest'anno c'è anche la novità della monetizzazione dell'energia gratuita, che non abbiamo ancora inserito in questo bilancio, ma che quando entrerà in questo bilancio sarà anche quella una risorsa molto importante per il nostro territorio, che andrà decisa, lo farò insieme ai miei consiglieri provinciali, come declinarla per far sì che tutto questo possa produrre un beneficio per l'intera provincia. C'è una sfida olimpica, mancano 4 anni, la provincia, intesa come ente, avrà un ruolo chiave.
La provincia ha questo ruolo chiave e quindi siamo nel vivo di tutte le cose che vanno fatte. Io continuo a dire che va fatta necessariamente una riorganizzazione di tutti i consorsi turistici, perché sono delle risorse importanti che servono innanzitutto per organizzare gli eventi, ma soprattutto per veicolare questi eventi sotto il profilo dell'informazione. So che tutti i direttori di questi consorsi si aspettano questo coordinamento da parte nostra e quindi è giusto che lavoriamo anche in quella direzione. Parliamo anche di formazione. PFP anche quest'anno ha un ottimo bilancio, un bilancio che non era del tutto scontato visto la difficoltà del periodo molto delicato e molto complesso che è legato alla pandemia. Però la lungimiranza del nostro direttore, che infatti ho sottolineato e ringraziato, ha fatto sì che anche quest'anno il bilancio del PFP chiuda in maniera più che positiva e soprattutto, lasciatemi dire, l'ho detto anche in Consiglio Provinciale, lo ribadisco, stiamo lavorando affinché il PFP possa diventare più attrattivo nei confronti di quei ragazzi che dopo la terza media devono decidere, tra virgolette, cosa fare da grandi. Due anni difficili per la nostra terra, così come per il resto d'Italia. Questo è anche il momento per guardare al futuro, si spera appunto con i contagi in calo, una ripartenza. Certo, sono stati due anni e mezzo veramente difficili, complicati. Oggi abbiamo una situazione pandemica sempre molto complessa, ma che comunque grazie alle vaccinazioni secondo me sta dando dei risultati e ci deve dare comunque quella fiducia necessaria per voltare pagina. Dobbiamo avere il coraggio di alzare gli occhi, di andare oltre la pandemia, perché c'è un futuro che non ci aspetta. Dobbiamo essere noi protagonisti del nostro futuro. E ha notato l'attacco fin dalle prime battute, il terzo posto nell'individuale per Michele Boscacci, spettacolare gara vinta dal francese Xavier Gachet, l'organizzazione curata dalla sua polisportiva al Bosaggia assieme agli amici della Valmalenco, impeccabile da Coppa del Mondo nello scenario del Palù. Xavier ha giocato bene, ha giocato di tattica, è stato dietro le prime salite, le discese seguivano le mie linee. E abbiamo fatto delle buone discese, ma anche Matteo è venuto su molto forte e ci ho creduto tanto nella prima parte di gara, ma poi le ultime tre piccole salite ho fatto veramente fatica, ho stretto i denti e terzo posto è veramente gratificante ugualmente. A Sondrio in Piazza Campello abbiamo incontrato Ivan Murada che con Graziano Boscacci, papà di Michele, ha scritto pagine leggendarie dello sci alpinismo mondiale. Una grande emozione, era qualche anno che eravamo assenti e siamo contentissimi, speriamo che vada tutto bene e soprattutto un grosso grazie a tutti i collaboratori che hanno lavorato dietro le quinte, perché veramente hanno fatto un grosso lavoro. Poi soprattutto vedere anche tanti talenti che stanno crescendo. Questo fa piacere vedere anche tanto dei nostri atleti cresciuti nella polisportiva della Bosaggia che sono in squadra con la nazionale, questo fa ancora più piacere insomma. È uno sci alpinismo finalmente olimpico. Sì, adesso è uno sci alpinismo veramente olimpico e far vedere quanto è bello questo sport. È stato per 20 anni il comandante dei vigili urbani di Sondrio. Marzio Bonadeo si è spento ieri all'età di 81 anni. Era un autentico personaggio, conosciutissimo in città, dove ha guidato la polizia locale dall'86 al 2006, anno del suo pensionamento. Era legatissimo a Bianzone, paese d'origine. I cavalli erano la sua passione. Era ai vertici dell'associazione Ippofila Provinciale. E molti ricordano le sue apparizioni con il Calesse nel cuore di Sondrio, in occasioni particolari come la sfilata di Carnevale. Era capitano degli Alpini. Un vecchio gentiluomo d'altri tempi, ricordo commosso di Mauro Bradanini, attuale comandante della Polizia Locale di Sondrio, faceva dell'etica personale e professionale la sua missione. I funerali si terranno domani, sabato 5 febbraio, dalle 14:30 in collegiata. Saranno presenti i picchetti d'onore della Polizia Locale e degli Alpini.